Eccoci anche oggi in diretta con Barbara Gravelli. Oggi parleremo di una cosa che secondo me interesserà tantissimo a molti, molti utenti. Lascio a te l'anticipazione, però non voglio. Oggi parleremo di selfie e poi farò un'infarinatura su cosa sono gli ISO e la profondità di campo. Quindi vedremo come funzionano i diaframmi. Oggi roba tosta. Oggi ho ricevuto un po' di compiti. Francesco, aspetto il selfie tuo. Te l'ho mandato su WhatsApp ora. WhatsApp ora? Sì, ok. Devo aprire. È partita su, non ancora su Ragnatela, perché su Ragnatela ci sono delle persone che... Web, WhatsApp. Solo un secondo, ragazzi. Che voglio scaricare questa foto che mi ha mandato Francesco. Andiamo sui compiti. Oggi faremo durante la lezione anche un po' di foto editing per capire. In realtà ho bisogno di vedere quello che voi scattate, così io vi aggiusto un pochino, faccio un po' di fine tuning e così le prossime foto saranno sempre più belle. Siete d'accordo? Sì, assolutamente. Io vedo già dei grossissimi progressi. Eva ha fatto una cartella sul sito della Ragnatela. Quante visite abbiamo sul sito della Ragnatela, Eva? Quante persone la vedranno? Non ti sento. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo. Scusate. Eccola. Era tolta la voce. Allora, ogni singolo video ha un minimo di 500 visite su ogni pagina dove l'abbiamo messo, quindi calcola sulla Ragnatela, la Ragnatela editore, RNews che abbiamo fatto appositamente per i video, quindi insomma le visite sono parecchie, ecco. Poi dopo ti dico le foto quante volte sono state viste, però devo andare a vederlo. Vabbè, no, adesso non c'è bisogno. Allora, io comincerei innanzitutto a fare un po' di foto editing, o forse aspettiamo perché si sta cercando giusto di connettersi. E poi ho visto che ancora non siamo live, vero? Sì, ci siamo. Ah, non lo trovo io, vabbè. Mi ero tolto il volume apposta perché altrimenti partiva la doppia voce. Ok, ah, ok, perfetto. Allora, oggi parliamo di selfie. Ta-da! Dobbiamo mettere il jingle sotto. Ta-da! Che ta-da! Se vuoi faccio io, non è la stessa cosa, ma accontentiamoci. Sono abituata in classe, quando faccio lezione, che sento, cioè comunque parlo anche a seconda di quello che sento dalle persone, i commenti, le vedo. Qui vi vedo, ma non c'ho mai una reazione, capito? Non mi posso agganciare. Oggi lasciamo i microfoni aperti. Oggi lasciamo, quindi potete intervenire. Giovanna, apro pure il tuo? Brava, grazie. Fatto lei. Grazie. Allora, come si fa un selfie? I selfie sono importanti perché viviamo di selfie. A me piace un sacco fare selfie. Innanzitutto volevo dirvi una cosa. Ieri una ragazza che io ho fotografato, fa l'attrice, si chiama Nunzia, forse più tardi si collega, mi ha detto: "Ma hai visto, ci sono i fotografi adesso, siccome non possiamo uscire, ci fanno le foto attraverso FaceTime, cioè fanno i servizi proprio fotografici E come vengono però? in modo". Bene, 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 bene. L'hanno pubblicata su Vogue, dopo magari condivido anche il link sulla pagina di Ragnatela. Sì. Allora, quali sono le regole per il selfie? Abbiamo detto che senza luce non si può fotografare, quindi la luce è fondamentale, va bene? Quindi la prima regola è quella di mettere, vedete la mia luce, io ho la finestra di fronte, la mia luce è buona perché essendo frontale, questa si chiama luce beauty, essendo frontale, bravo Francesco, mi toglie le imperfezioni, mi toglie quelle righe brutte che possono venire se ho una fonte di luce troppo forte laterale e magari dall'altra parte invece è tutto scuro. Ok? Quella è una luce drammatica. I selfie devono essere qualcosa di bello, di divertente, c'è cioè un messaggio che noi mandiamo, che spesso mandiamo attraverso WhatsApp, le varie applicazioni per comunicare tra di noi. Quindi, fare un selfie bello, divertente, la regola numero uno è quella di avere sempre la luce di fronte. Va bene? Nel caso mio, adesso la luce si è abbassata, ok? Quindi l'intensità della luce, perché sono le 5 e quarto, quindi rispetto a un mezzogiorno, che la luce è proprio forte, forte, adesso è più morbida, è più gentile come luce.
mentre se la dovessi fare a mezzogiorno, che c'ho il sole più alto, rischierei di avere delle ombre qua sotto. In quel caso che facciamo? O ci mettiamo all'ombra, troviamo un posto d'ombra, però la portante bassa, cioè la luce, la fonte della luce, deve sempre venire frontale. Anche se mi metto all'ombra, però il sole deve stare sempre di fronte a me che mi faccio il selfie. Così riesco a ottenere questo effetto che si chiama beauty, che significa bellezza. Non io, però insomma, l'effetto è questo. Per esempio, non ti buttare giù così. No, sto scherzando, so che sono bellissima, quindi vabbè. No, per esempio, se voi aprite una qualsiasi rivista di moda, qualsiasi rivista che abbia la pubblicità di un prodotto cosmetico, la luce è sempre beauty, non hanno un'ombra in faccia. E la caratteristica della luce beauty, questa è in fotografia professionale, abbiamo detto già dalla prima lezione e ripetuto la seconda lezione, lo ripeto adesso, è importantissimo, la luce arriva sempre dall'alto. Ok? A 45 gradi dall'alto, va bene? La luce beauty fatta a studio per un servizio fotografico professionale, con la luce, con il faro frontale, crea una farfallina, un'ombra molto leggera sotto il naso, che si chiama proprio farfallina, va bene? Quindi la luce viene frontale da davanti così. Se la farfallina è troppo scura, si mette il pannello che ha comprato Francesco dalla parte argentata, lo tiene spesso anche la modella per schiarire questa parte qui, ma una piccola ombra bisogna farla, che è proprio quest'ombra che viene qui sotto. Ok, questa è la luce beauty. Se state a casa, vi do un consiglio, io l'altro giorno mi sono divertita a farmi dei selfie, io che non sono per niente una comoda davanti alla telecamera, però sperimento anche per raccontare a voi quello che succede sperimentando la luce. Ho chiuso la tenda bianca che ha filtrato la potenza della luce. Quindi, se la luce è troppo forte, come quella di mezzogiorno, luna, con la tenda davanti mi ha alleggerito le ombre, me l'ha ammorbidite. Ok? Poi c'è un'altra cosa da... È entrato Marco. Ecco che arrivano anche Alessandro. Ciao Marco. Fernando. Ciao Alessandro. Allora, dicevamo, con la luce davanti, luce beauty, dobbiamo formare questa farfallina sotto. Se la farfallina è troppo scura, basta mettere un foglio di carta argentata sotto, sempre stropicciato come abbiamo detto l'altra volta, che me la schiarisce qua sotto ed è bellissimo. Oppure, se la luce è troppo forte e mi trovo dentro casa, la fonte deve venire sempre avanti, sempre frontale, chiudo la tenda, una tenda chiara ovviamente, non una tenda scura, magari io in cucina ce n'ho una bianca tipo Garza, l'ho chiusa e vengono foto perfette. Oggi Alessandro, Marco, voi non c'eravate prima, parliamo di selfie. Come si fanno i selfie? Allora, la seconda regola per fare un buon selfie, siccome tutti quanti siamo abituati, siamo al cellulare, mandiamo un messaggio, poi ti mando un selfie, e vengono queste facce schiacciate bruttissime, fatte tipo, si chiama fisheye, occhio di pesce. Se io mi avvicino per esempio a questa telecamera qui, vedete? Le orecchie scompaiono. Io sono completamente deformata. Se invece vado dietro, vedete, io ritrovo le mie orecchie. Quindi, un buon selfie richiede sempre un braccio disteso. Un buon selfie più bello, regola numero 3, richiede un braccio disteso dall'alto verso il basso. Perché, questo è un trucchetto soprattutto per noi femminucce, se noi stendiamo il braccio così, si distende il collo, si distendono le guance, si distendono tutte le righe che abbiamo, spariscono le occhiaie. Quindi viene un bel selfie col braccio lungo, col viso alzato. Poi se considerate che la luce viene dall'alto e vi viene frontale, la foto è perfetta. Avete bisogno veramente di poche attenzioni in post-produzione. Ripeto, faccio un attimo un inciso. In post-produzione, con il cellulare, noi usiamo PixArt o Snapseed. Io lo ripeto. Regale. Anzi, se l'avete usato e mi mandate qualcosa, sono molto contenta. Un'altra regola, per me è importante per quanto riguarda i selfie, siamo tutti quanti abituati a fare il selfie in verticale. Qual è il problema del selfie in verticale? Adesso voi avete già fatto una lezione sul ritratto, quindi bene o male sapete gestire la posizione del corpo, del viso, degli occhi, sapete benissimo dove metterla.
chi non sa fare, chi non conosce, chi non ha queste nozioni, o ancora se le prime armi, il selfie in verticale fa sì che il viso viene qui e sopra c'è tanta aria, cioè ci sarà tanto spazio ed è brutto. Quindi io vi consiglio di fare un selfie in orizzontale. Ok? E il viso... Che è scomodo! Non è scomodo perché... Perché se io faccio un selfie col mio cellulare ha una funzione che è una funzione vocale. Io basta che dico scatta, oppure riconoscimento facciale e sorrido, automaticamente scatta. Sì, perché sennò devi dire scatta. Scatta. Che sennò è rischioso. Però, oppure, credo tutti i cellulari abbiano la funzione di far scattare lo shutter, cioè la tendina, attraverso il volume basso del cellulare. Non necessariamente bisogna stare in questa posizione scomoda col dito, ma potete usare tranquillamente anche il bottone basso del volume. Guarda come cade il telefono. Ecco 1.000 euro per terra di Eva. O se no anche il timer. Si può anche usare il timer, però il timer si perde un po' il quid con la fotografia. Tu duri 3 secondi, fai 1, 2, 3. Sì. Al quarto secondo già cominci a guardarti vicino, ti gratti la schiena. Ah, si perde un po', ok. No, io mi diverto a usare questa foto, questa funzione dicendo scatta. Quindi, okay. Allungo il braccio, Francesco sta già provando, bravo. Funziona, sì. Funziona? Sì, l'unica cosa è che con l'iPhone lo devo capovolgere e quindi c'è il rischio che con la mano vada a coprire Sì, perché l'obiettivo. Il tasto sta... Ma io lo posso sta vicinissimo. Io posso scattare così, perché tanto la telecamera è qui. Uh-huh. Ah, ci metti la mano davanti? Giustamente. Faccio questo. È che io vengo sempre un po' cofanetto, nel senso di cofano, nei selfie, no? Quindi non mi faccio. Alzo il braccio. Il problema è quello, dici? Vabbè. Certo, alzate il braccio come ha fatto Francesco poi di miglioro, dici. Su Facebook loro vedono me ma non vedono voi che fate le cose, quindi io vi commento, mi dispiace per chi sta su Facebook. Non vedono? No, vedono solo me, poracci. Aspetta che cambio visualizzazione allora, aspetta, vediamo un po'. Si può fare perché mi piace che voi state provando in diretta quello che spiego. Adesso bisogna aspettare qualche secondo per fare la prova. È arrivato anche. Fammi un po' vedere il cellulare, la foto che ha fatto Francesco. No, si vede. L'ho fatto adesso? Si vede un pezzo della mia mano perché non riesco a. Ah, ok. Prova. Quindi abbiamo detto invece di verticale, cellulare in orizzontale. Acqua con la luce frontale. Un altro piccolo ma importante segreto, che non fa nessuno, è quello che quando vi fate il selfie dovete guardare il buchino che sta qui vicino all'altoparlante. All'auricolare, non all'altoparlante, all'auricolare. Mm-hmm. Perché se voi guardate al centro, sembra che guardate da un'altra parte quando andate a scattare. Se invece voi guardate il buchino qui, allora avete l'asse dello sguardo diretto in camera, come sto facendo io adesso. Cioè se io guardo voi vedete una persona che guarda, vedete me che guarda in basso, ma io guardo voi negli occhi. Ma se io volessi veramente guardarvi negli occhi, devo guardare nella telecamera.